Rientriamo in diretta da studio, abbiamo parlato del Palio di Siena, dell'estrazione, ma continuiamo a parlare del Palio di Siena, di cavalli impegnati oggi, Fantini e cavalli impegnati oggi nei pali fuori quello di Ferrara e quello di Legnano. E a proposito di Ferrara, vi diamo subito la notizia che ha vinto Francesco Caria con Preziosa Penelope, cavalla autrice del cappotto per Vallerozzi montata da Jonathan Bartoletti che va a vincere a Ferrara perché a Siena difficilmente potrà di nuovo trovare il suo spazio. Ci colleghiamo con Paolo Corsi, senese, tante volte ospite ai nostri microfoni, che era a Ferrara. Ciao Paolo. Ciao, buonasera Viola e buonasera a tutti gli ascoltatori o videoascoltatori in questo caso. Allora, intanto noi vediamo le immagini del Palio di Ferrara che scorrono mentre stiamo parlando, prego la regia di mandarle, così le possiamo commentare. Allora, a Ferrara ha vinto uno strepitoso Francesco Caria in groppa a Preziosa Penelope, è stato un bel palio. Stavolta è proprio il caso di dire strepitoso Caria, sembra che si sia levato le scorie, non so se si potrà ripetere a Siena, mi auguro di sì per lui perché è un ragazzo giovane, un uomo giovane, insomma, secondo me può ritentare la carta del Palio di Siena. Oggi ha vinto con grinta, determinazione e cattiveria perché diciamo, qui è permesso, ha ostacolato chi stava sopraggiungendo, cioè il Mereu. Fermo restando che Preziosa Penelope non si può spendere nessuna parola, nessun aggettivo perché è una grandissima cavalla, oggi ha combattuto con i migliori cavalli che ci sono in Italia. Perciò grazie a Preziosa Penelope perché è strepitosa. Per esempio mi è piaciuto tantissimo anche Tiepolo, che ero un po' scettico io e invece ha dimostrato di essere un cavallo che corre molto forte. E ha fatto anche una buona corsa su palli, ma magari ha dormito un po' in partenza e ha fatto un grandissimo recupero, come si vedrà dalle immagini, mi immagino, lei sono al telefono, non lo vedo, però ha fatto un grandissimo recupero. Vorrei mettere l'accento su Tornasol, che Tornasol è stato rigenerato, sinceramente ha corso magari nelle retrovie perché era penalizzato dalla rincorsa. Però la rincorsa è stata molto lunga e il cavallo ha risposto bene alle sollecitazioni di Enrico Bruschelli che l'ha portata dentro le prove dentro i canapi. E oggi con una mossa estenuante a questa maniera, insomma, ha corso il palio e questo mi fa piacere, insomma, un cavallo che potrebbe essere anche recuperato, magari dandogli un altro po' di tempo, ecco. Ecco, quindi avevamo sia Preziosa Penelope che Tornasol, cavalli che comunque fanno parte del nostro circuito senese, giusto? Ce n'erano altri di cavalli del nostro protocollo? No, del nostro protocollo, ora lume di naso mi sembra di no, sinceramente, perché c'era, non so se c'è nel protocollo Tempesta da Clodia, non lo so se c'è, forse quella mi sembra a me almeno così all'occhio che avrebbe le misure, avrebbe le caratteristiche per farlo, però non ho qui con me tutto l'elenco dei cavalli che sono ammessi al protocollo, si è comportata molto bene anche questa cavalla. Però gli altri, per esempio, i da Clodia non sono nessuno al protocollo, mi sembra, a parte questa tempesta. Niente, c'è da dire altro. Questi pali corrono i migliori cavalli da ippodromo, non danneggiano sicuramente il Palio di Siena e forse qualche volta se si fosse meno critici verso questi paliotti si capirebbe che anche l'esperienza che ha ricavato in questo caso Tornasol è positiva anche per il Palio di Siena. Poi a me piace vedere i fantini in questi paliotti, cioè deve essere una palestra per i fantini dove devono far vedere le doti di partenza, eccetera, eccetera, di stabilità anche, diciamo, psicofisica. E devo dire che oggi mi è piaciuto maledettamente
Icaria, perché una grinta così io non gliel'avevo mai vista. Bene Paolo, intanto l'altra notizia invece dal Palio di Legnano è che ha vinto Gavino Sanna, questo fentino prestato alla provincia dagli ippodromi, sicuramente la differenza la fa anche il suo peso perché è leggerissimo rispetto agli altri fentini, oggi ha vinto per la Flora il Palio di Legnano, dove erano in finale Giuseppe Zedde per Sant'Ambrogio, Giovanni Azzeni del Tittia per Legnarello e Dino Pes montava per Sant'Erasmo, ha vinto la Flora con Gavino Sanna. Noi chiudiamo proprio il nostro collegamento Paolo, perché così ci guardiamo anche la corsa di Legnano, perché intanto stanno scorrendo le immagini, vi ricordo per chi ci segue da casa e non lo sapesse, preziosa Penelope e Francesco Cariano, il giubbino è bianco e nero, giusto? I colori sono bianco e nero. Vinto in bianco e nero e faceva i soliti versetti a canapa come quando ha vinto a Siena, cioè quelle impennatine, però poi Francesco, come ho detto, bravissimo, ha colto il momento della partenza e poi ha fatto quella cosa magistrale alla prima curva dove si è agganciato agganciato fisicamente al fantino che gli stava contrastando la prima posizione e ha fatto un capolavoro lì, insomma, poi non ha controllato, perché in fondo forse, ma non è questo per il Palio di Siena, forse in fondo è arrivata un po' affaticata, però nel senso gli sono venuti addosso, però è stato un bellissimo palio dove ci sono stati 4, 5, 6 cavalli che sono arrivati quasi tutti insieme, molto bello. È caduto il Chessa, non so, solo per la cronaca è caduto il Chessa, ma è solo un fatto di cronaca, non è altro, insomma, ecco. Senza conseguenze, tra l'altro. Grazie allora per le notizie che ci ha dato da Ferrara, Paolo. Grazie, una buona serata e un buon rientro a Siena. Grazie, ciao, buonasera a tutti. Allora, Tempesta da Clodia è comunque un cavallo a protocollo, quindi importante e interessante l'esperienza che cavalli e fantini fanno anche in altre piste, con altri canapi, anche se sappiamo che poi il Palio di Siena è completamente diverso, ma insomma fare esperienza in ippodromo, in altri pali, è importante per acquisire destrezza. Allora, noi chiudiamo la nostra diretta qui da studio, ce la chiudiamo con il palio di Legnano vinto da Gavino Sanna per la Flora. E poi subito dopo invece manderemo la replica dell'estrazione delle contrade del nostro programma di questa sera, quindi un'oretta e mezzo circa, dove abbiamo parlato di palio con Franco Masoni, Patrizia Salerno, Cecilia Tarabocchia e Luca Virgili. Grazie a tutti i tecnici che oggi hanno permesso il lavoro della diretta da questo pomeriggio da Piazza del Campo, cominciando da chi da studio è stato all'emissione dei segnali, alla regia Leonardo Vigni e Marco Tozzi, e poi la Camera 1 in Piazza del Campo con Giulio Crocini, Marion Comici, la Camera 2 invece davanti al Palazzo Pubblico con Tommaso Di Ronato. Dunque grazie a tutti per il lavoro svolto e vi lascio al palio di Legnano con la cronaca dei nostri colleghi lombardi e dopo la replica dell'estrazione. Ci vediamo domani, grazie a tutti, una buona serata con Canale 3. Fase di mossa. È partita la mossa, è valida e va in testa subito Gavino. Secondo giro, ricordiamo che sono 5 giri da finale, ma la Flora sembra in questo momento di avere un passo in più, il fantino non sta sollecitando il cavallo ma è sempre in testa, ma attenzione, terzo giro, Flora, Legnarello, Sant'Erasmo e Sant'Ambrogio. Intanto si combatte nelle retrovie per raggiungere meno la seconda posizione, Sant'Erasmo e Sant'Ambrogio che combattono, ma Gavino Sanna, la Flora, rosso-blu, conduce facilmente la corsa, ma vediamo che Giovanni Azzeni cerca di reagire con Legnarello, ma non ce la fa, Gavino Sanna mantiene bene lo steccato.
mantiene una condotta di gara perfetta e conduce questa corsa al Palio 2018. La Flora, quarto giro, la Flora ancora in testa, è ancora in testa la Flora, ma attenzione all'attacco di Sant'Erasmo che l'ha già fatto in batteria, ma Gavino Sanna sembra controllare. La Flora e Sant'Erasmo, stiamo entrando nel quinto giro. Flora, Sant'Erasmo, Legnarello e Sant'Ambrogio, ma sembra un gioco solo per la Flora e Sant'Erasmo. Ma la Flora sembra allungare, sembra allungare. La Flora, la Flora, siamo all'ultima curva. La Flora fa vincere il suo ottavo palio, Cristian Parigi. Flora, grande il capitano, il Cristian Parini, primo anno di reggenza, porta la croce al, al Cascinone. Mauro, la tua contrada, complimenti, complimenti a Gavino, complimenti alla stalla, ma complimenti alla reggenza, che palio! Cristian Parini, capitano Fabio Molla, Gran Priore, Anna Maria Bonito, la Castellana, Maria Teresa Fraschini, la Grandama della Flora, questa è la reggenza e questa è la contrada che ha vinto il palio dell'anno 2018. Mai avuto un pensiero in questa corsa, ha condotto dall'inizio alla fine e ha portato questo meraviglioso crocione. Grande, grande la Flora, grande stalla, ragazzi, corsa meravigliosa. Mauro, l'avevi detto che se partiva in testa sarebbe stato difficile batterlo, e così è stato. Dietro hanno combattuto Sant'Erasmo, Sant'Ambrogio, Legnarello, sempre linea Sergio, linea posizione. Sergio che è il capitano, capitano. Linea Sergio. Sergio, sono con il capitano.